Allora, cominciamo. Allora, il primo vino ce l'avevi tutti, sì, l'ho apprezzato. Allora, dicevamo appunto Roero Arneis, quindi per gli amici Arneis, perché sapete esiste anche il Roero, che però è sempre di OCG, ma è nebbiolo. Quindi ora ve lo degusto subito, che quando cominciano ad arrivarvi gli antipasti ci avete già tutti i profumi completamente, sono abbastanza profumati, il cipreo eccetera, quindi vi perdete. Allora, vedete il colore, ovviamente questo fa legno, no? Questo fa solo acciaio, quindi questo bel giallo paglierino comunque, quindi abbastanza, qualche ancora riflesso verdolino, è 2008, quindi è giovanissimo, l'ultima annata in commercio, bei riflessi, una bella acidità nel bicchiere, però c'è una certa importanza, non è proprio leggerissimo come si muove nel bicchiere. Al naso, sentite ovviamente anche occhi chiusi, tenete conto che non è, non può essere un vino bianco del sud o comunque anche del centro Italia. Sentite questi profumini molto delicati, molto di fiori di campo, di gelsomino, di profumi molto molto delicati, magari la pesca bianca, magari ecco delle sensazioni appena accennate, un leggero nota un po', siamo quasi il talco, un profumo molto molto lieve, molto fresco, però già dal naso ci mette abbastanza di buon umore, insomma un vino abbastanza amichevole, abbastanza gentile e un profumo molto caratteristico, magari può ricordare un po' un Sauvignon come sensazioni, però ecco, dopo un po' che li bevete effettivamente hanno un'associazione di fiori bianchi e frutta abbastanza riconoscibile. Andiamo a assaggiarlo, magari i fiori d'acacia, ecco, se avete presente quelli bianchi belli che poi si friggono anche, hanno questo odore leggermente mielato quando sbocciano. Ecco, sentite in bocca, c'ha ovviamente la dolcezza dei profumi, in bocca c'ha un sentite molto morbido come un vino, c'ha comunque un'acidità che rimane, salivazione abbastanza interessante, più che altro c'ha questa morbidezza e questa sapidità appena accennata, anche questa molto bellina, molto, molto interessante. Pensiamo che appunto sul cipreo, sapete, comunque fegato, limone, quindi ha una sensazione molto acida, molto aspre, un vino che abbia questa nota di morbidezza possa starci abbastanza bene. Se ci andiamo con vini troppo acidi o peggio delle bollicine, magari fa un po' contrasto. Invece proviamo ad andare con questo Arneis. E sentite la sensazione in bocca ancora praticamente identica al naso, sempre questo floreale, questo fruttato, rimane proprio la sensazione finale proprio di pesca bianca, di more di gelso, leggera uva spina, per chi ce l'ha presente l'uva spina, ovviamente non vi cervellate a cercare di ricordarvela. E quindi ecco, un vino tranquillo, poco impegnativo, però ecco che si presta a molti abbinamenti, non solo ovviamente con il cipreo, ci mancherebbe, l'ideale è il pesce, magari anche un taglierino con dei funghi, questi profumini, sicuramente è interessante. Via via ora è cominciato a mangiare, cominciamo già a servirvi anche gli altri due vini, così magari potete fare in tempo a sperimentare anche altri abbinamenti.